Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Podcast Antioca è un ministero della Chiesa di Torino e Milano. Il proposito del podcast è edificare la Chiesa locale, testimoniare quello che Dio ha fatto in noi
e lasciare il fondamento apostolico alla prossima generazione, la nostra successione apostolica, fino al ritorno del nostro Signore Gesù. Pace di Cristo nella Chiesa di Torino, Dio vi benedica in questo bello giorno, mercoledì 14 marzo 2018. Vi prego, se potete prendere un minuto e ditemi come si ascolta. Il microfono che sto utilizzando è un po' diverso da come l'ho sistemato prima. E vi ringrazio e Dio benedica il fratello Carlos che ascolta, al nostro caro valiente fratello Mario, al fratello Bruno, al nostro caro fratello anche Orlando di Torino Sud dell'area di Mirafiori. Dio benedica la famiglia Chavez Castro, anche Dio benedica al fratello Victor in la bella Milano. Dio vi benedica grandemente. Proviamo l'altra parte del microfono, a ver se si ascolta meglio. Amen, pace di Cristo, fratelli. Vediamo se questo microfono è meglio nel nome di Gesù. Ho cambiato di microfono adesso. Dio vi benedica grandemente per le sorelle anche che stanno ascoltando. Dio vi benedica grandemente, è un privilegio, un onore vedere chi è presente. Fratelli, scusate, è l'aggiusta che sto facendo qua. Ok, vediamo se adesso, abbassando un po' la musica di fondo, il microfono è meglio. Ok, andiamo avanti nel nome di Gesù. Tante volte, fratelli, non posso guardare 5 volte alla stessa volta. Sto provando di guardare tutti i messaggi. Ok, sembra che adesso è perfetto. Gloria a Dio. Dio benedica il fratello Gerardi che sta ascoltando dalla bella Marsala. Se il clima di Malta è come Marsala e Marsala è come Malta, che bellezza di clima. Abbiamo un clima maltese qui nel Piemonte, a Torino. Abbiamo un clima marsalese. E questo paese che la sorella Maria si trova si chiama Marsascala. La pronuncia mi sembra che è molto vicina, chissà se c'è algún collegamento tra Marsascala e Marsala. Dio benedica mia moglie che ha fatto questo bellissimo video, un incoraggiamento anche mentre lei prega e chiede direzione al Signore, essendo di benedizione alla nostra figlia, alla nostra nipote, aiutando anche nell'educazione, l'educazione cristiana, facendo questo sacrificio di lasciarmi da solo. Anche lei è da sola lì, ma non siamo veramente da solo, il Signore è con noi. Possiamo, fratelli, intenzionalmente amare di più al Signore. E tante volte quello che manca è la intenzione, il desiderio. C'è la buona intenzione, ma dalla intenzione al fare c'è anche un ponte di attraversare. E questo mi ha colpito molto questa mattina, quando il saggio
nella sua anzianità di giorni e la sua pienezza di giorni ha detto: allora ho applicato il mio cuore per conoscere, per investigare e per ricercare la sapienza e la ragione delle cose. E forse non troveremo tutto, e semplicemente possiamo arrivare a una conclusione come questo grande uomo di Dio ha arrivato a questa conclusione, che tutto sotto il sole è semplicemente vanità. E per noi Gesù è tutto, il nostro Dio potente, il nostro Padre nostro, ma non possiamo mai mettere da parte i principi che Lui ci ha lasciato. Possiamo gridare al mondo il SOS con un consiglio di aiuto, di soccorso, ma io dico oggi con molta autorità e l'autorità della parola di Dio che non è un SOS ma è un SCS. A volte abbiamo bisogno di un acronimo importante per ricordare dei principi che sono vitali per la nostra vita giornaliera apostolica, giorno dopo giorno. La priorità giusta deve essere sempre prima. Io ti dico, caro fratello, cara sorella, non è gridare l'SOS al mondo, ma in Cristo Gesù grida SCS. Ecclesiaste capitolo 7 verso 19 al verso 25. La parola di Dio dice: la sapienza rende il saggio più forte di 10 potenti in una città. Non c'è infatti alcun uomo giusto sulla terra che faccia il bene e non pecchi. Inoltre, non fare attenzione a tutte le parole che si dicono per non sentirti maledire dal tuo servo, perché anche il tuo cuore sa che tu stesso hai molte volte maledetto altri. L'ho esaminato tutto questo con sapienza. Ho detto: diventerò saggio, ma la sapienza è ben lontana da me. Una cosa che è tanto lontana e tanto profonda, chi la può trovare? Allora ho applicato il mio cuore per conoscere, per investigare e per ricercare la sapienza e la ragione delle cose, e per conoscere la malvagità della follia e la stoltezza della pazzia. E aggiungo a questa scrittura come un commento personale: serenità, coraggio, saggezza, SCS. Signore, ti ringrazio per il tuo pezzo di saggezza che hai condiviso con me oggi, da presto questa mattina, Signore. Da presto state parlando al mio cuore, Signore. Semplicemente ripeterò quello che è nel mio cuore, che avete lasciato per me, per il mio matrimonio, per la mia famiglia,
per la famiglia della Chiesa, la mia famiglia, nel nome santo di Gesù. Benedisce a chi ascolta. Io ti ringrazio, Signore, di permettere che questa parola arrivi, Signore, a tutto il Piemonte, a tutta la bella Lombardia, Signore, alla bella Malta, alla bella isola della Sicilia. Signore, che algun orecchio che ascolte possa essere toccato da te, per te, nel nome tuo santo, Gesù. Amen, amen. Grazie, cari fratelli. Da molto presto nella mattina, fratelli, quando il pastor Chan sempre ci insegnava, dicendo che quando il re Salomone, sicuramente ha finito di scrivere Ecclesiaste, già era un uomo sazio di giorni, nella sua anzianità della vita, e anche in quella etapa della sua vita il Signore lo ha riempito di saggezza scrivendo quello che ha scritto. È un giusto agire, applicare il nostro cuore intenzionalmente per studiare, per meditare, per ascoltare la saggezza di Dio. Possiamo spendere tutta una vita studiando il libro di Proverbi, e come ogni verso porta dei principi del Signore. Fratelli, Dio odia la superbia. Dio odia quando un uomo dice: io lo so tutto, io ho ragione in tutto. Ho visto nella mia corta vita del ministero, 18 anni di conversione, tanti uomini fallire e cadere davanti a Dio per la superba, semplicemente per non aver imparato il vero significato, per esempio, della umiltà. Il cuore carnale umano al naturale non è umile, al contrario, il cuore umano dice che lo sa tutto, e sempre la scrittura ci esorta a che prima della caduta arriva la superbia, e vuol dire che la umiltà brilla in assenza, non c'è. Fratelli, ogni giorno non so che delle situazioni posso affrontare. E le chiedo al Signore che mi porte o mi doni la serenità, che mi doni la sua pace, che sia la sua pace evidente in me. Non so delle situazioni che devo affrontare, e forse a volte so le situazioni e devo affrontare le situazioni faccia a faccia. Quindi arriva la prossima parola: ho bisogno di coraggio, di non aver paura, di non nascondermi. E dopo
mi arriva la parola saggezza. Signore, aiutami e ditemi che devo ascoltare. Voglio ascoltare serenamente, voglio avere il coraggio di ascoltare anche situazioni che sono difficili, ma donami tu la saggezza al parlare, donami tu la saggezza all'agire. Fratelli, ho stato in preghiera da molto presto questa mattina e sono uscito a fare una passeggiata pregando molto, ma molto particolare. Sono andato al mercato, ho scelto 4 mele per la mia dieta, una crackers di 5 cereali, prego che non hanno tanto zucchero, e ho fatto la mia colazione e ho fatto questa lunga passeggiata. Ho ascoltato una conferenza che aveva sentito del Signore, condividerò dopo perché è in italiano e sento di Dio condividerla, e la condividerò prima nella pagina Facebook della Chiesa. Alla fine sentiva che ritornando a casa, davanti al mio palazzo, gente entrava, usciva al palazzo, e ho provato ad entrare 2 volte e non sono riuscito a entrare al mio proprio palazzo, la mia casa. Sotto era nel marciapiedi davanti al palazzo. Per chi mi conosce, sa dove abito, sapete precisamente dove era. E una persona, un vicino di casa, apre la porta, mi chiama e le dico no, entro dopo, grazie. E finiva una chiamata con una sorella della chiesa insieme sicuramente al suo marito, parlava con la sorella Flor e mi interrompe prima di entrare al palazzo, e mi interrompe la conversazione e mi ferma una persona in una macchina molto nuova di macchina. Mi riserverò il nome, perché se lui ascolterà questo per la gloria di Dio, saprà che Dio è grande, fratelli. E mia moglie aveva scritto, ha parlato quando parla, curiosamente, davanti a questa bella, come si dice, lungomare, credo che è la parola, davanti al mare, e ha fatto questo video sempre parlando dei pescatori delle anime nuova. Quindi questo uomo mi chiama e mi dice che ha bisogno di una istruzione, un indirizzo. Le dico alla sorella al telefono di scusarmi e le pongo attenzione, le do ascolto a questo uomo in questa macchina, una macchina praticamente nuova, molto pulita. Allora, nella sedia di passeggero ha una bellissima borsa di un negozio di gioielli e anche il nome di un courier locale
trasferimento di merce molto conosciuta, e mi dice questo buon uomo, buon uomo tra virgolette, oh il mio Signore, c'è qualcuno buono, un uomo giusto sulla terra che faccia il bene e non pecchi? Allora questo uomo mi ferma e mi dice che se lo posso dare l'indicazione di come uscire da Torino, e lui va verso Bologna, e le dico certamente siete in buona direzione, questo è Corso Giulio, semplicemente troverete la rotonda di Piazza Derna, la rotonda dell'Ivecco, la terza rotonda dell'Aucian, lì è l'uscita di Torino, semplicemente tre rotonde. Allora lui mi dice, lei sembra una persona molto seria e per il bene, e posso parlare con lei di un punto? E le dico, sicuramente sì. E lui mi dice il suo nome, io le dico, mi chiamo Pedro. Al dirle Pedro, lui inizia a parlarmi in perfetto spagnolo. E mi dice, de dove sei? Sicuramente riconoscendo l'accento. E le dico, bueno, sono nato in Venezuela, ho vissuto tanto tempo, quasi 40 anni della mia vita negli Stati Uniti. E lui mi inizia a parlare in perfetto spagnolo e mi dice che la sua fidanzata è dal Venezuela, ha familiare nel Venezuela, e mi racconta anche parte della sua esperienza. Dopo di aver parlato un po', mi parla degli Stati Uniti, mi dice che ha famiglia in la Florida, e iniziamo un discorso. Ma lui mi dice che veramente prima di partire lui deve ritornare al punto dell'ufficio, e ogni volta che lui ritorna con merce si crea un caos. E mi ha fatto un discorso un po' che non si capiva quello che lui voleva veramente dire, ma lui semplicemente mi ha detto alla fine, prende questi tre orologi, fratelli, io amo gli orologi. Guarda che il diavolo è furbo, la passione mia sono gli orologi. Se io vado a, mi piace quando vedo in una vetrina e guardo gli orologi, sempre faccio una scelta dei tre migliori orologi che vedo in quella vetrina che mi piace. Fratelli, di io scegliere tre orologi, sicuramente almeno due di tre erano questi tre. Bellissimo, e dice, guarda, facciamo una cosa, io non ho fattura, non ho documenti, invece di portare questo indietro, fammi il tanque di benzina e mi dimentico di questo e mi aiutate e andiamo avanti. E lei sembra una persona seria, so che sto parlando con una persona seria. Io gli dico, sapete che è curioso? Che lei mi sembra anche a me una persona seria e una persona per il bene. E sapete una cosa? In realtà non ho bisogno dei orologi, ma posso fare una preghiera per te e la tua situazione? E tu avete timore del Signore? E lui mi insegna un anello di Maria e mi ha detto un po' della sua religiosità,
senza avere necessariamente una risposta, perché è rimasto, come per dire, freddo. Ho pregato per lui. Io ho detto: Signore, tu conosci questo uomo. Quali sono le probabilità di un uomo fermarmi, iniziare a parlare, anche parlare spagnolo, a una ragazza, a una fidanzata, non lo so, dal Venezuela, se è vero o non è vero, non interessa. Ma qual è la probabilità che ho questa opportunità di parlare con lui? Benedisce questo uomo, benedisce il suo ritorno a casa, benedisce il tanque di benzina, e io prego che lui possa risolvere la sua problematica. Lui mi ha detto che aveva una carta, che la carta era magnetizzata, che non poteva utilizzarla, e gli ho detto: tu credi quello che ti ho detto? E gli ho lasciato un biglietto di visita e gli ho chiesto di per favore chiamarmi quando lui arrivi a casa. Alleluia, Signore. Io posso pensare mille cose brutte di tutta la gente che mi trovo ogni giorno, ma in Cristo Gesù io le do il beneficio del dubbio ad ogni persona che conosco, e so che ogni incontro è per il bene e non per il male, che il diavolo può aver proposito, intenzioni, ma più grande è il proposito e l'intenzione del Signore. Oggi io prego per questo uomo che ho conosciuto oggi. Alla fine, provando essere una persona che era in controllo di una situazione, è rimasto con un cuore che alla fine è stato un po' nervoso, perché poteva guardare i suoi occhi, poteva guardare quasi il tremare delle sue mani. Non ci sono incontri casuali. Anche se devo affrontare l'autorità o devo affrontare una situazione, fratelli, è per il bene. Il Signore usa tutto per il bene di quelli che li amano, che sono ubbidenti, che ubbidiscono. Non è solo amare della bocca, ma amare al Signore con le nostre azioni. Io ho ascoltato con serenità. Sono un portatore della sua pace, di un messaggero. Chiedo al Signore che mi dia il coraggio di affrontare ogni incontro, ma quando mi tocca parlare, che sia la sua saggezza al parlare, le sue parole. Alleluia. Shira la reso toloro curila. Alleluia, Signore. Fratelli, le nostre città è piena di gente, piena di confusione, piena di diverse paure, di disperazione. Io non sono nessuno per giudicare nessuno, ma la umiltà ti porta avanti in Lui.
Niente più brutto che un cuore superbo davanti a Dio. Io lo so tutto, io ho ragione in tutto. Io non dico di gridare al mondo sos, ma dico per quelli che sono in Cristo Gesù, che sono stati battezzati nel nome di Gesù per la remissione dei loro peccati, che hanno ricevuto lo Spirito Santo con l'evidenza di parlare in altre lingue, come lo Spirito Santo ci dona l'abilità di utilizzare serenità, coraggio e saggezza. E quello è lo che è nel mio cuore oggi. Possiamo vivere intenzionalmente ogni giornata. Il risultato di ogni incontro non è il mio risultato, è il risultato di Dio, è il suo frutto, è il suo piano. Dio vi benedica grandemente in questa giornata. Vi lascio con il pensiero e la parola del Signore. Wipe your tears.
Grazie per aver ascoltato il podcast Antioca di Torino e di Milano. Se vuoi sostenere il podcast, puoi trovare sul sito www.antioca.it tutte le informazioni nella sezione Donazioni. Pace di Cristo, Dio ti benedica.